Latte Dolce di Via Maddalena finisce così, con gli applausi dei giocatori e al pubblico di casa sempre più numeroso sulle tribune del comunale di Via Leoncavallo. Pubblico che a sua volta rende omaggio ai giocatori biancocelesti, autori di una prova maiuscola soprattutto sul profilo mentale di concretezza sotto porta. Quarta vittoria consecutiva dunque per il Latte Dolce, 3 punti che valgono il primo posto in compagnia del Tempio a quota 12. I biancocelesti mettono subito pressione agli isolani con un asfissiante pressing alto e tanti palloni recuperati. Qui è Dori al terzo minuto a cercare la conclusione con la palla che termina a lato. La risposta dell'Ilva Maddalena è affidata a questo calcio di punizione di Acciaro che Magliona fa suo senza patemi. Al 12esimo bello scambio Saba De Rudas per Usai che chiude troppo l'angolo di tiro e la palla si perde fuori. Il Latte Dolce preme ancora e al quarto d'ora va vicino al vantaggio. Delizzo scade in aria dopo uno scontro con Leoni che l'arbitro giudica regolare. Sugli sviluppi dell'azione Usai serve Dore che stoppa e segna ma per l'assistente in posizione irregolare. Al 21esimo però il Latte Dolce passa. Ancora un gran pallone di Dore per Delizzo che viene messo giù da Ceciarini. L'arbitro lascia proseguire. Palla da Saba a Mura, cross teso per lo stesso Delizos che gira in tuffo sul secondo palo realizzando una rete spettacolare. Il Ralenti esalta la grande giocata acrobatica del bomber sassarese al quarto centro in campionato. L'Ilva risponde con questa azione di sfondamento sulla sinistra di Parisi. La palla arriva sui piedi di Acciaro che prova a sorprendere Magliona ma la conclusione è alta. Alla mezz'ora bella manovra del Latte Dolce da destra a sinistra. Mura come al solito pennella un cross teso e preciso che Usai da 2 passi manda fuori. La squadra di Acciaro però si rende pericolosa al minuto 35. Usai arriva sul fondo e centra per Parisi che tutto solo calcia a botta sicura. Magliona resta in piedi e prende la possibile palla dell'1-1. Passano 2 minuti e Latte Dolce raddoppia. Angolo di Saba e Delizos con una bella torsione manda la palla alle spalle di Filinesi. 2-0. A inizio riprese i biancocelesti vanno subito vicini al terzo gol. Ancora angolo di Saba e Usai è sfortunato nella conclusione di testa perché la palla sbatte sulla traversa e la difesa isolana spazza. Al 54esimo punizione dalla sinistra di Mura, Delizzo si inserisce all'altezza del dischetto ma Filinesi non si fa sorprendere. L'Ilva risponde qualche minuto più tardi con una puntata di Parisi ben controllata da Maglione. L'esperto portiere senorese è poi costretto a uscire fuori dall'area per impedire prima a Mansouf e poi allo stesso Parisi di accorciare le distanze. Alla mezz'ora c'è spazio anche per chi sta recuperando dagli infortuni, Ruggiu e Zicchi. Proprio Zicchi, appena entrato in campo, viene battezzato da questo intervento scomposto di Arrica per il direttore di gara e rosso diretto. Il Latte Dolce controlla bene, l'85esimo va vicino al terzo gol. Spizzata di Delizzo per Usai che si inserisce con i tempi giusti ma non trova l'angolo alla destra di Filinesi. Finisce così, Latte Dolce batte Ilva Maddalena 2-0.